Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di diritto commerciale. Oggi parliamo delle società cooperative, un argomento che per me è stato orribile, non riuscivo mai a dirlo bene. Se anche per voi è un argomento ostico, mettetemi un commentino in cui me lo dite e vediamolo, quindi cerchiamo di capirlo bene. Il sistema legislativo ci spiega la società cooperativa. In base all'attuale disciplina, le società cooperative sono delle società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo che perseguono, cioè nello svolgimento della loro attività di impresa, cioè lo scopo mutualistico. Questo per me era proprio un concetto che non capivo, lo scopo mutualistico rispetto allo scopo consortile, rispetto allo scopo di lucro, era proprio il vuoto. Quindi cerchiamo di comprenderlo. L'articolo del nostro codice civile è il 2511 e dice appunto che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative e così via. Comunque in generale la cosa che ci interessa è che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La cooperativa quindi è una società che non ha un capitale determinato in un ammontare prestabilito ed è predisposta per l'esercizio collettivo a scopo mutualistico di imprese commerciali e non commerciali. Per quanto riguarda lo scopo mutualistico, questo consiste nel procurare ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelli che essi otterrebbero dal mercato. Questa è la cosa che dobbiamo proprio imparare dello scopo delle cooperative, quindi lo scopo mutualistico. In generale, la Costituzione proprio ci parla delle cooperative perché il nostro ordinamento attribuisce un particolare rilievo sociale alle cooperative, più in generale agli enti associativi che perseguono questo scopo mutualistico e ne promuove e quindi ne favorisce la diffusione e lo sviluppo. Dispone proprio la nostra Costituzione con l'articolo 45 al primo comma che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e quindi ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. Restringendo quindi nel nostro video il discorso alle società cooperative, è da tenere presente che la relativa disciplina era comunque in passato particolarmente articolata e complessa, perché insieme alla Costituzione, insieme al Codice Civile, c'era il sovrapporsi nello stesso tempo di diversi corpi normativi con le leggi speciali. Partiamo dopo la Costituzione con il nostro Codice Civile. La disciplina generale delle società cooperative, dettata dal nostro Codice Civile proprio del 1942, era particolarmente articolata dagli articoli dal 2511 al 2545 ed era integrata e completata in più punti dalla cosiddetta legge di Basevi e a sua volta modificata in più riprese e ulteriori modifiche erano anche state introdotte nel 1992 con delle disposizioni che miravano ad agevolare la raccolta del capitale di rischio da parte delle cooperative. A queste poi si aggiungono le leggi speciali perché numerose erano e numerose restano le leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni di questo fenomeno cooperativo, ma non prive di rilievo anche ai fini della disciplina civilistica. Quindi alcune delineano una particolare nozione per lo statuto, per le cooperative che operano in determinati settori produttivi, quindi cooperative agricole, cooperative di credito, cooperative edilizie, cooperative di pescatori, di artigiani e così via, introducendo talvolta delle differenziazioni anche nell'ambito proprio dello stesso settore. E questo ad esempio il caso delle cooperative di credito, perché queste sono articolate al loro interno in due grandi categorie, le banche di credito cooperative e le banche popolari. Poi abbiamo anche altre leggi, anche a carattere regionale, che fissano particolari requisiti e riconoscono particolari agevolazioni creditizie e tributarie per le cooperative che perseguono degli specifici fini sociali. E questo è il caso, ad esempio, delle cooperative per la promozione dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno o nelle cooperative sociali per la gestione di servizi sociosanitari e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Quindi il moltiplicarsi di provvedimenti legislativi ha condotto ad un sistema normativo della cooperazione particolarmente articolato, particolarmente complesso e soprattutto tutto disordinato, un sistema che quindi da molto tempo attendeva un'organica riforma della materia, anche per porre un freno al diffuso abuso dello strumento cooperativo, cioè al proliferare di false cooperative, che era soprattutto indotto dal fatto che ci sono degli incentivi, delle agevolazioni e non era scoraggiato dal fatto che c'è quindi questo disordine legislativo. In questo contesto poi si inserisce la riforma delle cooperative che è stata introdotta nel 2003, che lascia sostanzialmente inalterata la complessa legislazione speciale, ma che incide significativamente sulla disciplina generale. Fra l'altro, introduce la distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e altri tipi di società, che invece era ignota al codice del 1942, dando così luogo ad una bipartizione delle società cooperative.
Prima di affrontare questo punto, però, è necessario approfondire i caratteri distintivi della società rispetto alle società lucrative e quindi dobbiamo vedere la società con scopo mutualistico e quindi che significa appunto questo scopo mutualistico più nel dettaglio e con precisione. Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi di società per lo scopo economico che perseguono, più esattamente identico è lo scopo mezzo, diverso è lo scopo fine. Infatti, sia nelle società lucrative che nelle società cooperative, lo scopo mezzo è l'esercizio in comune di una determinata attività economica. Differente però è lo scopo fine, in quanto nelle società lucrative abbiamo il lucro soggettivo e il lucro oggettivo, cioè il lucro oggettivo che vede la produzione di utili e il lucro soggettivo che vede la distribuzione di questi utili fra i soci. Nelle cooperative invece c'è lo scopo mutualistico, questo è lo scopo fine. Però dobbiamo capire in che cosa consiste esattamente questo scopo mutualistico e in che cosa, fino a che punto, si differenzia dallo scopo lucrativo. Lo scopo prevalente dell'attività di impresa delle società cooperative consiste infatti, secondo l'originaria relazione al codice civile, nel fornire beni o servizi o anche occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a delle condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Più esattamente, infatti, abbiamo due tipi di cooperative: cooperative di consumo e cooperative di produzione e di lavoro. Nelle cooperative di consumo, ad esempio un supermercato Coop, vi è una tendenziale coincidenza fra i soci e i soggetti che usufruiscono di questi beni o di questi servizi prodotti dall'impresa sociale o quindi dalla cooperativa. Nelle cooperative di produzione e di lavoro, invece, i fattori produttivi necessari per l'attività di impresa sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci, anche eventualmente attraverso una propria distinta attività di impresa. Quindi possiamo pensare a una cooperativa di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli, come può essere una cantina sociale o un oleificio sociale. In generale, quindi, l'attività di impresa delle società cooperative si caratterizza per la cosiddetta gestione di servizio a favore degli stessi soci. Questi ultimi sono cioè i destinatari elettivi, anche se comunque non dobbiamo credere che siano i destinatari esclusivi, dei beni o dei servizi prodotti dalla cooperativa, oppure delle possibilità di lavoro e della domanda di materie prime della stessa create. Quindi c'è un vantaggio mutualistico, cioè questa cosa consente ai soci della cooperativa di ottenere delle condizioni più vantaggiose di quelle che loro riuscirebbero a ottenere nel mercato e nel processo di produzione o di distribuzione viene eliminata l'intermediazione di altri imprenditori che ovviamente dovrebbero avere un relativo profitto e questo viene eliminato e quindi loro hanno una condizione maggiore, va più vantaggiosa. Con una formula sintetica ma comunque efficace si dice infatti che nella cooperativa i soci si fanno imprenditori di se stessi. Anche quindi i soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale attraverso ovviamente lo svolgimento dell'attività di impresa. Il risultato economico perseguito non è però, o quantomeno non è prevalentemente, la più elevata remunerazione possibile del capitale investito, quindi il lucro soggettivo. È invece quello di soddisfare un comune bisogno che già era preesistente, quindi un bisogno economico preesistente, quale poteva essere il bisogno di lavoro, il bisogno del bene, il bisogno di generi di consumo, di credito o quant'altro, e di soddisfarlo conseguendo poi un risparmio di spesa per i beni o di servizi acquistati della propria società, se è una cooperativa di consumo, oppure possiamo avere una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti e quindi siamo in una cooperativa di produzione o di lavoro. Inoltre, se questi sono i profili caratterizzanti l'impresa mutualistica, la legge consente tuttavia la presenza accanto ai soci cooperatori anche a un'altra categoria, cioè soci sovventori, dei soci che non sono specificamente interessati alle prestazioni mutualistiche, ma il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell'attività cooperativa. Quindi, questo tipo di soggetti che non sono soci prettamente cooperatori, ma sono soci sovventori, comunque possono entrare all'interno della cooperativa, ma la legge si preoccupa di impedire che gli stessi prendano il sopravvento all'interno della gestione della società stessa. Poi vedremo in che modo la cooperativa lo fa. Inoltre, vediamo lo scopo mutualistico e lo scopo lucrativo. Infatti, noi sappiamo, abbiamo detto, che il lucro può essere oggettivo e soggettivo. In generale, le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente, mutualistico, cioè se l'atto costitutivo lo prevede, essi possono svolgere anche attività con i terzi, possono fornire anche ai terzi le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci cooperatori e dei soci sovventori. E l'attività con i terzi è di regola quindi finalizzata alla produzione di utili, quindi con lucro oggettivo, e può essere quindi
oggettivamente lucrativa e può verificarsi infatti soprattutto nelle cooperative di consumo, cioè quelle là dove abbiamo fatto l'esempio del supermercato Coop. La domanda dei soci è solo eventuale, che infatti poi l'attività lucrativa con i terzi prevale rispetto a quella mutualistica con i soci. Però abbiamo anche, dobbiamo vedere con il lucro soggettivo, cioè nelle cooperative lo scopo mutualistico coesiste con un'attività con i terzi produttiva di utili, ma incompatibile con lo scopo mutualistico è e resta sempre l'integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa. Il punto emergeva in passato molto chiaramente dal complesso delle norme che regolavano la destinazione degli utili e che si caratterizzavano, e comunque ancora oggi si caratterizzano, per la previsione dei limiti massimi della percentuale di utili distribuibile alle diverse categorie di soci. Cioè, in questo modo si disincentiva la partecipazione ad una cooperativa di soci animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione possibile del capitale investito. E quando dico i soci della cooperativa, intendo anche i soci sovventori. Quindi l'esercizio di attività di impresa tendenzialmente orientata verso il soddisfacimento di preesistenti bisogni economici dei soci e con una limitata ripartizione fra i soci stessi degli utili eventualmente prodotti, sono in definitiva i dati caratterizzanti lo scopo mutualistico e il profilo causale delle società cooperative, che si deducevano in passato e sono ancora oggi rimasti fermi. Dobbiamo vedere adesso, abbiamo detto che ci sono cooperative a mutualità prevalenti e in generale le cooperative, cioè la disciplina generale delle società cooperative si basa su questa distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e le altre società cooperative. Quindi vediamo le prime. Ma cooperative a mutualità prevalente godono di tutte le agevolazioni che sono previste per le società cooperative, mentre invece le altre godono delle agevolazioni finanziarie e lavoristiche, ma non di quelle tributarie. Però vediamo prima di tutto gli elementi caratterizzanti la società cooperativa a mutualità prevalente. Questi sono due. La prima è la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e delle riserve ai soci cooperatori, e la seconda caratteristica invece è la circostanza che la loro attività deve essere svolta o prevalentemente a favore dei soci, quindi cooperative di consumo, oppure deve utilizzare prevalentemente le prestazioni lavorative dei soci, quindi siamo cooperative di lavoro, oppure beni e servizi dagli stessi apportati, quindi cooperative di produzione e di lavoro. Gli amministratori, poi, e i sindaci devono documentare nella nota integrativa al bilancio queste condizioni di prevalenza. In particolare l'articolo 2513, si chiama appunto criteri per la definizione della prevalenza, ci dice che oltre al fatto che gli amministratori e i sindaci documentano questa condizione di prevalenza proprio nella nota integrativa al bilancio, devono evidenziare contabilmente dei parametri. Il primo è che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni, proprio ai sensi dell'articolo 2425. Poi il secondo punto è che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo dei lavoratori, del lavoro di quell'articolo sempre 2425. E il punto C è che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi. Inoltre, perdono la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le società che per due esercizi non rispettino queste condizioni, oppure perché eliminano dallo statuto le clausole che limitano la distribuzione degli utili. E le società cooperative a mutualità prevalente infatti sono iscritte d'ufficio in un apposito albo, l'albo delle società cooperative che è tenuto a cura del Ministro dello Sviluppo Economico. L'atto costitutivo deve stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e che nei relativi rapporti deve essere rispettato appunto il principio di parità di trattamento. Inoltre, l'atto costitutivo deve determinare se la società può svolgere la propria attività anche con i terzi. Poi vediamo i caratteri strutturali. La disciplina delle società cooperative era in passato modellata su quella delle SPA e questa opzione permane nell'attuale disciplina per le cooperative medio-grandi. Invece per le cooperative di piccole dimensioni può essere la SRL. In particolare con le società cooperative medio-grandi intendo le cooperative che hanno più di 20 soci, mentre con le cooperative piccole intendo quelle che hanno meno di 20 soci oppure che hanno uno stato patrimoniale con un attivo non superiore a 1 milione di euro. Però dobbiamo ricordare anche che l'adozione del modello organizzativo più snella della società a responsabilità limitata è obbligatoria per quelle società cooperative che sono costituite addirittura con meno di 9 soci, quindi ancora più piccole. Non poche sono poi le novità introdotte già dal codice del 1942 per orientare proprio l'attività sociale verso il perseguimento dello scopo mutualistico e per impedire che la stessa sia di fatto indirizzata verso finalità prevalentemente lucrative o speculative.
E quindi abbiamo dei punti. Il primo di tutto è il numero e i requisiti dei soci, cioè è previsto un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società. E nel contempo si richiede che i soci cooperatori siano in possesso di specifici requisiti soggettivi, e ciò per assicurare proprio che la compagine sociale sia composta almeno in prevalenza da persone appartenenti a categorie sociali specificamente interessate a fruire dei beni, dei servizi o anche delle occasioni di lavoro prodotti dall'impresa cooperativa. Il secondo punto invece sono i limiti alle quote e alla distribuzione degli utili, cioè sono fissati dei limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuale di utili agli stessi distribuibile, sia pure con disposizioni diverse per le cooperative a mutualità prevalente o per le altre cooperative, il che per un verso stimola l'allargamento della base societaria e contribuisce a fare della cooperativa un'organizzazione di massa aperta alle categorie sociali interessate. Per un altro verso, però, disincentiva la partecipazione alla società per fini comunque esclusivamente lucrativi. Il terzo punto è la variabilità del capitale, l'abbiamo visto proprio nella disciplina iniziale. Infatti, le variazioni del numero delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell'atto costitutivo e non sono quindi assoggettate a quella disciplina. Quindi possiamo comprendere che la cooperativa è una struttura aperta che facilita l'ingresso di nuovi soci e il recesso di quanti non sono più interessati all'attività mutualistica. Un altro punto è il voto per testa, cioè ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o anche il numero delle sue azioni. È quindi capovolta la regola di funzionamento propria delle società di capitali, cioè avere un numero di voti proporzionato al numero delle azioni e non per teste. Ed è introdotto invece il principio una testa, un voto, principio che sottolinea il rilievo della persona dei soci anche proprio nel funzionamento della società e nell'indirizzo dell'attività comune. Infine, l'ultima caratteristica è la vigilanza governativa, cioè le società cooperative sono sottoposte a una vigilanza dell'autorità governativa al fine di assicurare il rispetto dei requisiti mutualistici, cioè in particolare sul rispetto della mutualità prevalente. Quindi, fissati i caratteri salienti delle società cooperative, adesso è opportuno passare ad un esame più analitico della disciplina delle cooperative e quindi la costituzione delle società cooperative. Allora, abbiamo già visto che c'è un requisito che è il numero minimo dei soci, e infatti per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9. Sono tuttavia sufficienti 3 soci persone fisiche se la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Infatti abbiamo detto che la società cooperativa, se è una società di grandi dimensioni, quindi ha più di 20 soci, allora dovrà utilizzare la SPA, e ci troviamo in questo caso. Se invece la società cooperativa è una società di piccole dimensioni e ha meno di 20 soci, allora può utilizzare la SRL. Se ci troviamo in quest'altro caso, invece è obbligatorio, cioè se ha meno di 9 soci è obbligatorio che usi la SRL. Un minimo poi più elevato è poi previsto per alcune categorie di cooperative proprio dalla legislazione speciale. Inoltre, la società si scioglie e quindi deve essere posta in liquidazione se il numero dei soci scende al di sotto di 9 o al di sotto di 3, quindi al di sotto del minimo, e però non è reintegrato nel termine massimo di un anno. Il secondo requisito è i requisiti soggettivi dei soci. Infatti, la partecipazione ad una cooperativa è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, che sono volti proprio ad assicurare che tutti i soci svolgano un'attività coerente e non incompatibile con quella che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa. E questi sono analiticamente disciplinati e variano a seconda del settore di attività delle cooperative. E poi numerose sono le leggi speciali che specificano ulteriormente i requisiti soggettivi. Comunque, in generale, possiamo sicuramente dire che l'attuale disciplina fissa come regola generale che non possono essere in ogni caso soci quanti esercitano in proprio delle imprese in concorrenza con quella della cooperativa, benché questo punto non sia un requisito per i soci sovventori. Comunque il procedimento di costituzione della società cooperativa ricalca quello previsto per la società per azioni se si utilizza la società per azioni, della SRL se si utilizza quella. Quindi dobbiamo vedere l'atto costitutivo. Le indicazioni dell'atto costitutivo da redigere per atto pubblico in buona parte infatti coincidono con quelle stabilite per la società per azioni. Tuttavia è necessario sempre inserire questi 4 punti. Prima di tutto, l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. Secondo punto, i requisiti, le condizioni e la procedura per l'ammissione di nuovi soci, specificandosi che si deve trattare di criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, nonché il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti. Ancora, le condizioni per l'eventuale recesso e per l'eventuale esclusione dei soci e le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Questo è quanto deve contenere sicuramente l'atto costitutivo di una cooperativa.
Poi dobbiamo avere la denominazione sociale, cioè la denominazione sociale della società cooperativa può essere formata liberamente, ma deve contenere l'indicazione di società cooperativa e le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza anche il numero di iscrizione presso l'apposito albo. Poi, per quanto riguarda la pubblicità, l'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese e con l'iscrizione la società cooperativa acquista proprio la personalità giuridica. Infatti, le società cooperative sono iscritte d'ufficio nel nuovo albo delle società cooperative che è tenuto a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Infine, dobbiamo sapere che per accentuare il profilo mutualistico e assicurare la parità di trattamento dei soci, l'attuale disciplina prevede che lo svolgimento dell'attività mutualistica fra società e soci può essere disciplinato ad appositi regolamenti. Questi regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti proprio dagli amministratori ed approvati dall'assemblea straordinaria. Visto questo, dobbiamo vedere i conferimenti e la responsabilità dei soci. Abbiamo visto che la disciplina dei conferimenti e delle prestazioni accessorie è identica a quella dettata per la società per azioni, salvo che lo statuto non abbia optato invece per la SRL. E poi, con la riforma del 2003, è stata soppressa la distinzione fra cooperative con soci a responsabilità illimitata e cooperative con soci a responsabilità limitata. Infatti, ad oggi, con l'attuale disciplina, nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo e unicamente la società col suo patrimonio, quindi abbiamo solo e unicamente cooperative con soci a responsabilità limitata. Inoltre, il socio che non esegue in tutto, non esegue in parte i conferimenti dovuti, può essere escluso dalla società. E inoltre, se un socio cessa di far parte della società, risponderà comunque verso la stessa per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione della quota si è verificata. E inoltre, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto, poi dopo si manifesti l'insolvenza della società, il socio che era uscito è comunque tenuto a restituire alla società quanto aveva ricevuto perché per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Infine, il creditore particolare di un socio che fa parte della cooperativa non può agire mai esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso e l'attuale disciplina non gli consente più di fare opposizione in caso di proroga della società. Dobbiamo vedere poi le quote e le azioni. In particolare nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata, abbiamo visto, o da quote o da azioni. Infatti si ricalca o la SRL o la SPA. A seconda che la cooperativa quindi sia regolata dalla disciplina per azioni oppure a seconda che sia regolata dalla disciplina della società a responsabilità limitata. Comunque, per stimolare proprio l'allargamento della compagine azionaria, nessun socio persona fisica può avere una quota superiore a 100.000 euro e nelle cooperative con più di 500 soci l'atto costitutivo può tuttavia elevare questo limite fino al 2% del capitale sociale. Inoltre, alle azioni di cooperativa si applica comunque larga parte della disciplina dettata in tema di società per azioni. Una specifica disciplina è poi prevista per il trasferimento della partecipazione sociale, per il rilievo proprio che nelle cooperative abbiamo detto acquista la persona del socio perché è il potenziale fruitore dell'attività dell'impresa mutualistica e quindi dobbiamo vedere il trasferimento. Le quote e le azioni dei soci cooperatori non possono infatti essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori, il cui provvedimento deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dalla richiesta e il silenzio vale assenso. L'autorizzazione comunque in ogni caso non potrà essere validamente concessa qualora l'acquirente non possegga i requisiti soggettivi che sono fissati per legge o dall'atto costitutivo, perché prima abbiamo detto che ci sono dei requisiti soggettivi dopo che abbiamo visto il numero dei soci. Inoltre, il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato e contro lo stesso il socio può comunque proporre un'opposizione al tribunale. Inoltre, l'atto costitutivo può anche vietare del tutto la cessione sia delle quote sia delle azioni, salvo in questo caso il diritto comunque del socio di recedere dalla società con un preavviso di 90 giorni, e purché siano decorsi comunque 2 anni dal suo ingresso in società. Poi possiamo vedere l'acquisto di proprie azioni, cioè l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, con l'osservanza di un duplice limite. Il rapporto fra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società deve essere superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso deve essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, che sono risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. E questo è per quanto riguarda l'acquisto delle proprie azioni. Quindi, per quanto riguarda le nuove forme di finanziamento, dobbiamo prima di tutto vedere che la previsione di questi limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio e i limiti alla libera circolazione delle azioni, sommati poi anche ai limiti posti alla distribuzione degli utili,
frapponevano proprio in passato dei vistosi ostacoli alla raccolta del capitale di rischio da parte delle società cooperative. Ostacoli che erano solo in parte superati con il diffuso ricorso ai finanziamenti a titolo di prestito dei soci, per i quali la remunerazione poteva essere allineata ai rendimenti del mercato ed erano quindi previste agevolazioni fiscali. Significative innovazioni al riguardo sono state poi introdotte nel 1992. Infatti sono stati eliminati i limiti massimi della partecipazione di ciascun socio, oggi ulteriormente incrementati, ed i limiti massimi dei prestiti dei soci ammessi a godere delle agevolazioni fiscali. Nel contempo sono state consentite nuove e più incentivanti forme di raccolta del capitale di rischio con la previsione di la figura dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa. Quindi partiamo dai soci sovventori. La figura dei soci sovventori in passato era prevista solo per le mutue assicuratrici, invece oggi per tutte le società cooperative, e consente la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti che sono sprovvisti di quei requisiti soggettivi che abbiamo visto sono richiesti per partecipare a un'attività mutualistica. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni, se la società è una società per azioni, oppure da quote se è una SRL, e sono nominative e liberamente trasferibili, salvo che l'atto costitutivo non preveda dei limiti alla circolazione. L'atto costitutivo può poi stabilire anche delle particolari condizioni a favore di questi tipi di soci per la ripartizione degli utili e per la liquidazione delle quote o delle azioni, così superando quindi i limiti posti invece per i soci cooperatori. E per evitare che la partecipazione dei soci sovventori sia animata da degli scopi esclusivamente speculativi, è però stabilito che comunque il tasso di remunerazione di questi soci sovventori non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci, cioè i soci cooperatori. Sono poi introdotte delle regole che sono volte proprio ad evitare che i soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione della società. Infatti, l'atto costitutivo può stabilire a ciascun socio sovventore più voti, anche in relazione proprio all'ammontare dei conferimenti che il socio sovventore ha dato, ma comunque può dare non più di 5 voti. Inoltre, i voti attribuiti ai soci sovventori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. E inoltre, i soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita sempre da soci cooperatori. Quindi possono avere al massimo 5 voti o comunque al massimo i loro voti non possono essere più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e inoltre sì, possono essere amministratori, ma non possono essere più degli amministratori dei soci cooperatori normali. E questo è per i soci sovventori. Poi abbiamo detto ci sono anche le azioni di partecipazione cooperativa. Le azioni di partecipazione cooperativa costituiscono una particolare categoria di azioni che presenta affinità con le azioni di risparmio. Infatti, proprio come le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto e sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Possono essere emesse per ammontare non superiore al valore delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e devono essere offerte in opzione per almeno la metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, che possono sottoscriverle anche superando i limiti massimi di partecipazione al capitale. Le azioni di partecipazione cooperativa comunque possono essere emesse al portatore solo se interamente liberate e sono quindi liberamente trasferibili e godono anche dell'anonimato. Esse sono privilegiate comunque sotto il profilo patrimoniale in quanto, prima di tutto, assicurano ex lege una partecipazione agli utili che è maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori e B hanno anche diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale in sede di scioglimento della società. E C, le perdite incidono sulle stesse solo per la parte che c'è del valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. Quindi questi sono i diritti patrimoniali che vengono garantiti dalle azioni di partecipazione cooperativa. È prevista poi un'organizzazione di gruppo dei possessori di queste azioni per la tutela degli interessi comuni e l'organizzazione si articola nell'assemblea speciale di categoria e nel rappresentante comune, con funzioni e poteri sostanzialmente coincidenti con quelli che abbiamo anche visto per le azioni di risparmio. Alle società cooperative è inoltre consentita anche l'emissione delle obbligazioni per la raccolta di capitale di prestito, che in passato invece era impedita dalla variabilità del capitale sociale. I limiti e i criteri di emissione sono fissati dal CICRAM, cioè il Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio, ferma restando comunque l'applicabilità della restante disciplina dettata per la società per azioni. Comunque, attualmente valgono i medesimi limiti all'emissione che sono previsti dall'articolo 2412, che era in generale. Inoltre, dobbiamo vedere, esistono anche ovviamente gli strumenti finanziari, cioè il quadro proprio completato dalla riforma del 2003 che consente a tutte le società cooperative l'emissione di questi strumenti finanziari diversi dalle
le azioni e diverse dalle obbligazioni, secondo la disciplina proprio prevista dalla società per azioni. L'atto costitutivo quindi stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi che sono attribuiti ai possessori di questi strumenti finanziari e anche le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento, fermo restando comunque il diritto di recesso dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, che è disciplinato proprio dalle norme in tema di società per azioni. Inoltre, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. E inoltre, le cooperative che hanno optato per la decisione della disciplina dell'SRL possono offrire strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati. Quindi, questo è tutto quello che abbiamo detto per le società cooperative, ma non è ancora finito, quindi dovremmo continuare e fare un'altra lezione, sicuramente.